Allora, semplice. Fiorentina aspettando Inter-Napoli in testa al campionato. Tripletta di Moise Kean. Raffaele Palladino protagonista di queste prime 12 partite. Naturalmente a Firenze non si respirerà aria di scudetto e Champions League. Ma bisogna riconoscere i meriti di un ambiente che pensava in generale di aver dato il massimo con Vincenzo Italiano, con il rimpianto di non aver portato a casa le finali di Conference League e quella di Coppa Italia. Invece Palladino con intelligenza dopo un inizio difficile nella quale si è dovuto abituare a un nuovo contesto è riuscito subito a dare e a mettere in campo i valori del suo calcio. Complimenti a Moise Kean, tripletta. Onestamente io l'avevo detto avrebbe fatto tanti gol a Firenze perché il suo clima è dal giocatore che deve essere centrico in un progetto, deve essere esaltato, tutti devono giocare per lui e non ci devono essere le pressioni. Esempio, sbaglia un gol facilissimo a porta vuota su 2-1 e il gol è 3-1, straordinario perché poi alla fine quando fai gol hai sempre ragione, c'è solissimo Ikoné a porta spalancata. Se non avesse fatto gol neanche in quella circostanza sarebbero partite le critiche, è il momento migliore. Il Verona ha dimostrato di essere ritornato. Una buona squadra, sebbene dietro, dia sempre la sensazione di essere facilmente attaccabile. Troppi errori nei singoli. Le squadre per lottare per la salvezza devono avere una cattiveria superiore, perché il Verona gioca un buon calcio, a tratti alla pari, ha avuto anche una buonissima occasione con quel colpo di testa in zona recupero. Però devi difendere meglio, non puoi lasciare un contropiede come quello che hanno lasciato gli Scaligeri. Moise Kean, re di Firenze. E tanti rimpianti alla Juve che fa fatica col suo centravanti Vlahovic, non ne hanno alternative. Questa è l'ennesima dimostrazione che forse Cristiano Giuntoli non abbia fatto questo mercato stellare così tanto raccontato. Questa è almeno il primo terzo di campionato, è la vittoria del progetto e delle idee. Giocatori come Adli, come Moise Kean, come Bove, tutti scartati da compagini ben più blasonate che hanno trovato la loro area di riscatto nella piazza di Firenze.